finalmente per proporvi una nuova tipologia di video, una rubrica che spero che, se vi piacerà e avrà successo, entrerà in pianta stabile sul canale. E io spero ovviamente sia così perché mi sono molto impegnata e a me piace personalmente molto come idea. Dunque, come avrete letto dal titolo qui sotto, che è How to have a girl boss routine, morning edition, tutto gira intorno a questa parola, girl boss. Che cos'è girl boss? Girl boss per me è una donna sicura di sé, una donna indipendente, una donna molto motivata e una donna che affronta le sue giornate senza perdere tempo, molto concentrata sui suoi obiettivi, eccetera. Quindi questa è la mia tipologia di donna girl boss. Ma partiamo sin dall'inizio, perché so che in questo momento sarete confusi. 3-4 settimane fa ho scritto su Instagram che avevo iniziato a seguire una nuova serie TV su Netflix intitolata proprio Girl Boss. Parentesi, se non mi seguite su Instagram vi lascio il link da qualche parte, perché dovete, tante delle cose che mi vengono in mente e vi faccio vedere qua nascono da là, per cui seguitemi. Ad ogni modo, avevo iniziato a seguire questa serie TV appunto intitolata Girl Boss, che a me personalmente non è piaciuta, ma non è questo il punto del discorso. Il punto è che mi ha dato una grande idea. In poche parole, questa serie TV racconta di come una ragazza, Sofia, senza arte né parte, diciamo, riesce a creare dal nulla un business tutto suo. E questa, diciamo, trama mi ha dato lo spunto per creare appunto questa tipologia di video. Tuttavia, prima di, diciamo, dirvi ho inventato una tipologia di video, volevo un attimino andare a vedere su YouTube se esisteva già questa categoria, e effettivamente era così. E ho scoperto che c'è proprio un universo dietro questa parola, girl boss, in particolare su YouTube. In particolare ho seguito molti dei video di Anna Ashton, che per adesso è quella che fa video più completi e molto più simili, diciamo, all'idea che ho avuto io, ovvero appunto video con trucchetti e routine di una donna appunto girl boss, cioè di cose che una donna che vuole essere concentrata e motivata tutta la giornata fa. Nel mio caso appunto la morning edition, quindi la mattina. Tornando da Ashton, vi lascio il link del suo canale qui sotto, perché è stata la prima che ho iniziato a seguire di questa tipologia, insomma di questo filone di video, e quindi insomma il merito va a lei, perché a lei mi sono molto ispirata. Ora, senza perdere troppo tempo, iniziamo. Ma prima di iniziare volevo farvi vedere e dirvi che rossetto è, perché so che molte me lo chiederete. È un rossetto liquido della We Makeup, eccolo qui, che è bellissimo perché hanno rifatto i packaging e questi mi piacciono molto di più di quelli di prima. Questo qui è il numero 66 Lucky Purple ed è bellissimo. Ora vi dirò 10 cose che io faccio che ritengo molto girl boss, quindi da persona insomma motivata la mattina, e sono 10 cose che mi aiutano moltissimo appunto durante la mattina ad essere concentrata e ad essere motivata sui miei obiettivi e a raggiungerli durante tutto il corso della giornata. Numero 1, innanzitutto svegliarsi presto. So che questa cosa per molti sarà tipo shock più totale oppure una banalità, ma vi assicuro che non lo è affatto. Io mi sveglio tutti i giorni alle 8 più o meno circa, chiaramente dipende a che ora vado a dormire il giorno prima, però orientativamente mi sveglio sempre per le 8, anche in estate. Ma vi assicuro che svegliarsi presto la mattina vi farà, innanzitutto vi renderà subito più reattivi. Io per esempio mi rendo conto che quando mi sveglio più tardi, le volte in cui vado a dormire tardi, sono un cencio tutta la giornata, cioè non riesco a capire niente, non sono per niente reattiva a quello che mi accade, a quello che vedo. Mentre quando mi sveglio presto, e per presto non intendo le 6 della mattina, ma le 8, che secondo me è un orario più che accettabile, innanzitutto non fa caldo, per cui potete anche, non so, andare a fare una passeggiata o se avete un terrazzo, mangiare fuori, stare fuori. Inoltre, il non perdere tempo a dormire vi farà sentire meglio a fine giornata, ve lo posso assicurare. Inoltre farà sì che la notte dormirete meglio, perché io sento spesso persone che mi dicono: Marti, io in estate ho l'insonnia, non riesco mai ad addormentarmi. La spiegazione a questo è molto semplice, e cioè durante il giorno in estate si fa molto molto poco, per cui ci stanchiamo molto meno, io stessa mi stanco molto meno, di conseguenza se uno si sveglia tardi la mattina non può che addormentarsi tardi anche la sera, per cui cercate di avere un vostro, diciamo, orologio biologico, per cui un, diciamo, una sorta di scaletta di quando andate a dormire e quando vi svegliate, non fare orari a caso solo perché è estate. Vi assicuro che mi manterrà molto più focus su quello che dovete fare durante il giorno. Punto numero 2, fare colazione sempre. So che
per molti questa è una cosa proprio, no, io la mattina non faccio colazione, invece è sbagliatissimo, la colazione è il pasto più importante di tutta la giornata perché vi aiuta ad affrontarla con maggiore forza, maggiore energia, perché effettivamente il cibo e le bevande danno più energia. Inoltre, per le persone più appassionate, diciamo alla linea, più attente alla linea, dovete sapere che la colazione è l'unico pasto durante il giorno che viene completamente smaltito, per cui, chiaro, non vi mangiate mezzo cinghiale la mattina, però insomma, qualunque cosa mangerete verrà smaltita molto più facilmente rispetto a tutti gli altri pasti che farete, per cui insomma non pensate alla linea, pensate anzi a fare una buona colazione e soprattutto se potete fatela di fuori, perché io mi rendo conto che quando faccio colazione all'aperto, magari sul terrazzo, non lo so, mi sento più libera, mi aiuta molto a, diciamo, affrontare meglio la giornata, mi rende più rilassata. Terzo punto, bere bevande che contengano caffeina. Questo soprattutto quando avete delle cose importanti da fare durante il giorno. Come sapete, io in questo momento sono in sessione estiva, per cui per me è fondamentale la mattina essere super super concentrata per studiare al meglio quelle 4-5 ore la mattina e poi qualcosina al pomeriggio. Però io principalmente mi trovo meglio a studiare la mattina, per cui se qui in quelle 4-5 ore non combino più di tanto, la giornata è persa. Motivo per cui io bevo sempre o del caffè o del tè. Preferisco il caffè in quanto il tè lo vedo più una cosa da pomeriggio, da merenda, tuttavia bevo anche quello. È appunto molto importante bere caffeina perché la caffeina è una sostanza stupefacente, diciamo, la più usata al mondo, che appunto non fa male se non si superano, diciamo, le dosi previste, quelle consigliate. Come sapete, se mi seguite soprattutto nei vlog, io sono una caffè addicted, cioè ne bevo in quantità industriali, ovviamente nei limiti, e lo bevo sempre, diciamo tutti i giorni. Se mi seguite nei vlog appunto questo lo sapete, per cui quando Natural Mojo ha messo in vendita l'Happy Coffee sul loro sito, ho immediatamente chiesto di poterlo provare, perché l'idea di poter provare un caffè loro, visto che molti dei loro superfood mi piacciono molto, come sapete, ho deciso appunto di provarlo. L'Happy Coffee è un superfood che, oltre ad avere appunto il solito effetto stimolante del caffè e subito a farti rendere, insomma, una persona reattiva, attiva, l'Happy Coffee stimola anche il metabolismo. Ora vi dico come lo preparo io, perché da quando l'ho ricevuto lo bevo ogni mattina perché è super buono. Allora, innanzitutto prendo 150 ml di acqua bollente, dopo averla appunto fatta arrivare al punto di ebollizione la verso in una French press, in quanto questo qui non è un caffè solubile, ma serve per forza o una macchina del caffè americana oppure una French press per eliminare, diciamo, i residui che rimangono e non si sciolgono completamente. Per cui una volta messa nella French press verso, un paio di cucchiai di caffè, a me piace molto intenso, in realtà loro consigliano ogni 150 ml d'acqua un cucchiaino di Happy Coffee, io ne metto due perché mi piace un pochino più intenso, dopodiché appunto lo faccio un pochino sciogliere, lo miscelo con il cucchiaino e infine uso la French press e lo verso nel loro contenitore. Tra l'altro questa volta per voi sono riuscita a chiedere e a ottenere soprattutto un codice sconto abbastanza importante, ovvero del 20%, il più alto che io abbia mai ricevuto per voi, e il codice è SMIBYouTube20, ve lo lascio da qualche parte nello schermo. E dopo averlo appunto preparato, è una cosa super veloce, per cui la consiglio alle persone che magari hanno poco tempo la mattina e magari se lo vogliono portare in giro alla Starbucks, diciamo, oppure alle persone che stanno appunto studiando e quindi non possono perdere tempo, eccetera. Io me lo metto accanto mentre studio e pian piano me lo finisco durante tutto il corso della mattinata, quindi senza per forza stare seduta a berlo durante la colazione. 4. Crearvi una routine. Non bisogna per forza essere una youtuber per averne una. Quello che vi consiglio è, appena sveglie o la sera prima, cercate su un pezzo di carta di riassumere tutte le cose che dovete fare e gli obiettivi che vi date per quella giornata. È molto importante perché una volta raggiunti vi sentirete decisamente meglio. 5. Questa è una cosa che faccio sin da quando sono piccola perché mi ha aiutato tantissimo, credetemi, a non essere mai in ritardo. Preparatevi borsa e vestiti la sera prima, in particolare se la mattina dopo avete un impegno o dovete andare all'università o al lavoro e dovete andarci molto presto, per cui se la mattina vi svegliate alle 6 non avrete proprio il cervello sveglio né la voglia di fare entrambe le cose, quindi o ci metterete un'eternità di tempo arrivando in ritardo oppure farete degli accostamenti poco raccomandabili o vi scorderete qualcosa, per cui la sera prima, in un momento di calma, io per esempio faccio prima andare a dormire, è una cosa che mi rilassa personalmente, io preparo sia come devo vestirmi sia la borsa e vi assicuro che la mattina sono pronta, mi vesto con il cervello completamente in pappa ed esco e solo lì, diciamo, pian piano mi riprendo e inizio la mattinata. 6.
Dobbiamo sentirci belle e curate anche mentre studiamo, per cui vi dico no ai vestiti brutti, alle tutone che vi fanno sentire male, no a non lavarsi i capelli, perché so che c'è un sacco di gente che quando è nella sessione estiva non si lava i capelli, non si sa per quale motivo, alla fine una doccia o comunque il lavarsi i propri capelli è una cosa che impiega un'ora, e ve lo dico io che ho i capelli che mi arrivano fretta ai piedi tra un po', per cui non siate trasandate, non lasciatevi andare, perché vi assicuro che vedervi meglio vi farà sentire meglio e automaticamente vi farà fare tutto quello che dovete fare meglio. Io per esempio mi rendo conto che quando mi sento bruttina, perché magari appunto sono in quel giorno in cui mi devo tra poco lavare i capelli, oppure magari non mi sento molto curata, mi pesa studiare, mi pesa fare qualunque cosa, perché non mi sento molto a mio agio. Invece quando magari sto meglio con l'umore, e spesso l'umore è molto legato a come ci vediamo, la nostra immagine, faccio tutto meglio, studio meglio, per cui magari, non so, mettetevi lo smalto ai piedi, alle mani, siete sempre con i capelli relativamente puliti, vestitevi, non vi dico come andaste a un galà, però insomma non vi buttate giù nemmeno in estate né in inverno, è una cosa importante, lo dico per voi. 7. Va bene studiare, ma sì alle pause, assolutamente, sono super importanti e servono proprio per forza al vostro cervello per staccare. Conosco persone che fanno sessioni di 7 ore consecutive senza nemmeno una pausa, no, impazzite, e il vostro cervello dopo un po', dopo 8 ore, non riesce più a, diciamo, assumere informazioni importanti e a trattenerle, per cui diventa totalmente inutile, tipo dopo 3 ore di studio intenso, alla quarta ora quello che studiate non vi entra in testa, per cui fate tante pause ma fatele brevi. Io vi consiglio 5 minuti di pausa ogni ora, e dopo un tot di ore che decidete voi, per esempio dopo 3 ore, fate una pausa di 20 minuti, mezz'ora. 8. Scriversi degli obiettivi settimanali, mensili e annuali è molto importante, ed è una cosa che a me personalmente aiuta tantissimo, sia a, diciamo, autostimolarmi, nel senso a farmi venire voglia di fare le cose, sia a, diciamo, mantenere, diciamo, fissi e ben in mente sempre quali sono i miei obiettivi. E inoltre è una cosa che dà la carica e vi fa sentire benissimo quando andate a spuntare dalla lista una cosa che avete fatto, è una sensazione bellissima che vi dà proprio una carica allucinante, quindi ve lo consiglio. 9. No ai pasti pesanti, sì a qualcosa di più leggero e alla merenda. Mi è capitato in anni passati di mangiare, soprattutto in estate, una bella pasta a pranzo, che per carità è buonissima, la pasta è la mia vita, sono italiana per cui capisco questo feeling, tuttavia sappiate che mentre in inverno è abbastanza consigliata, perché comunque in inverno vi mantiene bene in forze, in estate la pasta a pranzo, soprattutto se ve ne fate tanta e spesso, è poco consigliabile, non per una questione di linea assolutamente, ma perché proprio vi appesantisce, per cui quello che posso consigliarvi è di mangiare molto più leggero, magari non so, qualcosa di fresco, soprattutto facile da preparare, per cui anche se siete in sessione non dovete perdere troppo tempo, e poi magari concedervi un gelato, molto meglio, non vi farà sentire appesantite, e dopo pranzo sarete subito reattive per ricominciare a studiare, perché a me personalmente capita che se mangio la pasta il pomeriggio non riesco presto a studiare, perché è una cosa che mi appesantisce per quanto sia magnificamente buona. 10. Piuttosto che fare una pausa stando sul telefono a guardare Instagram, Facebook piuttosto che Twitter, vi consiglio di guardarvi una puntata della vostra serie TV preferita o un film. È una cosa che io ho provato per circa 2-3 giorni per vedere se questa cosa funzionasse o meno, che è una banalità totale. Tuttavia è così, il telefono stressa tantissimo, perché anche se a voi sembra di stare in pausa, quando in realtà guardate i social, il vostro lavoro, il vostro cervello continua a lavorare, continua a elaborare informazioni, continua a cercare, a pensare, a fare. Mentre guardare un film, guardare una serie TV è un qualcosa che rilassa completamente, il cervello non deve fare assolutamente nulla, se non si cercare di capire un po' la storia, la trama, i dialoghi, ma nulla in confronto a quello che deve fare quando state su internet, pensate, cercate informazioni, eccetera. È una cosa molto stressante e che accumula stress, per cui lasciate da parte il cellulare, guardatelo sì ogni tanto per rispondere a WhatsApp, eccetera, ma principalmente se dovete fare una pausa, concentratevi sulla televisione o sul leggere un libro, insomma, no al telefono. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto, chiaramente era qualcosa di molto leggero, quindi sì, prendete i miei consigli sempre con le pinze, nel senso che sono cose che io faccio realmente e che, non, come ho detto anche nel mio metodo di studio, non è detto che siano fatti apposta per voi o che su di voi funzionino, tuttavia su di me questi 10 consigli sono veramente la vita, soprattutto adesso che sono in sessione, sono proprio santi, proprio santissimi, per cui niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se questa tipologia vi piace fatemelo sapere, perché potrei cercare, diciamo, di farvi più video inerenti alla parola girl boss. E niente, se vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un commento, che è, diciamo, il modo più veloce che io ho per capire se una cosa vi è piaciuta o meno, e lasciatemi un like. E niente,
vediamo alla prossima. Ciao! Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm